Bene Marco, eccoci qua finalmente per la quarta e ultima parte del nostro, diciamo, delle nostre conversazioni psicobotaniche legate al business. Abbiamo raccontato un percorso evolutivo delle persone in azienda, iniziando da questi giovani laureati con il master alle spalle, con le esperienze nelle società di consulenza, che arrivano al mondo, alla grande azienda, con delle ambizioni sfrenate, con questa necessità in qualche modo di primeggiare, di essere promossi, di diventare dirigenti. E queste persone molto spesso per fare questo si arrampicano, no? Cercano, non so, dei leader, dei manager ai quali in qualche modo aggrapparsi, e in modo molto felice hai associato queste persone alla pianta dell'Edera Helix, no? Questa pianta che, come ci hai detto nella prima parte, se trova qualcosa a cui aggrapparsi si arrampica fino anche a soffocare, no? Quella cosa, quell'albero, quel castagno a cui si aggrappa, altrimenti striscia. Quindi questa è stata veramente un'immagine che molto molto azzeccata. Nella seconda parte invece abbiamo portato appunto un tipo di evoluzione di quelli che poi non ce la fanno alla fine a ottenere, perché la piramide della carriera è molto stretta, quindi in basso siamo in tanti ma in alto poi arrivano in pochi, e quindi quali sono poi le possibili deviazioni. Nella seconda parte abbiamo parlato di quelli che vogliono mollare tutto, di quelli che vogliono andare a aprire un ciringhito a Santo Domingo, che hanno questa amarezza di fondo, che attribuiscono la colpa del loro mancato successo all'azienda, agli altri, a quelli che non hanno creduto in loro. Non è mai colpa loro, è sempre colpa di qualcun altro. E li hai associati all'Arctium Lappa Bardana, la pianta amara, pianta amara per questa amarezza di fondo. Nella terza parte, qui a casa tua, in questo meraviglioso scenario, con questa bellissima vista sul mare di Viareggio, abbiamo parlato invece di una possibile evoluzione un po' meno amara della prima, di persone che, non avendo raggiunto quell'obiettivo che si erano dati, che cosa fanno? Differiscono i loro progetti di vita. Perché? Perché nel breve devono continuare a fare un lavoro che non gli piace, che non gli ha dato soddisfazione, che non gli ha permesso di raggiungere quelle ambizioni di carriera che avevano. E per cui continuano a dire: ma a me i miei veri interessi sono altri, suonare il pianoforte, leggere, viaggiare. Però differiscono tutto questo a un momento, quindi sono dei procrastinatori, che hai associato in questo caso alla Clematis vitalba, questa pianta, questa liana delle ranuncolacee. Arriviamo quindi alla quarta possibile evoluzione. Ci sono persone che a un certo momento della loro carriera riescono in qualche modo a smettere, no, di rimpiangere quel passato, quei momenti in cui avrebbero voluto riscriverli in modo diverso, quindi smettono di guardare al passato, ma smettono anche di immaginarsi un futuro che forse magari non si realizzerà neanche, e iniziano a vivere nel momento presente, vivono il loro contesto di lavoro, il contesto di vita in quel particolare momento presente, apprezzano i momenti anche di socialità con i colleghi, apprezzano, diciamo, anche gli alti e bassi che ci sono in una vita lavorativa, e vivono nel presente. Io ho associato, no, questo tipo di persona a una bellissima canzone di Baglioni, La vita adesso. Ci sono persone che in azienda vivono nell'adesso, nel momento presente, e sono quelle persone che poi esprimono un carisma, no? Esprimono una leadership, infondono tranquillità negli altri, sono dei mentor, sono dei leader, sono persone che guidano all'interno dell'azienda, e vivono in modo sereno, nel presente, nel momento consapevole del presente. Hai notato se si tratti di persone ancora giovani dal punto di vista anagrafico, o questo fenomeno accade soprattutto a persone di una certa età? Ma di solito il momento del disincanto arriva intorno ai 40 anni, perché nel percorso, nell'accelerazione di carriera fino ai 40 anni si continua a aspirare, a sperare. Poi ci si rende conto che si inizia un'età di mezzo, e in quel momento lo chiamo l'età del disincanto. Che però non consideri una sorta di rassegnazione. No, è un riportare il tutto, ricontestualizzare il tutto nel momento presente di vita. E a quell'età generalmente si è anche diventati padri. Esatto, sì. E quindi le responsabilità diventano altre e ampie,
e generalmente si matura. Direi che a 40 anni un uomo o è maturo o non lo è più. E quell'età è un'età che corrisponde anche tradizionalmente appunto alla paternità. Non che non si possa diventare padri prima o dopo, ma in quella fascia, in quel terreno anagrafico che va dai 35 ai 45 anni, nelle tradizioni popolari che legavano le piante alla vita quotidiana degli esseri umani, ecco, quella fascia corrisponde per tradizione alla paternità. Ora, se c'è un albero che aiuta a ritenere possibile l'accostamento tra il padre e la vegetazione, è un albero molto noto, molto conosciuto, che abbiamo il 7 di gennaio rimesso probabilmente nelle scatole, l'abete. Ora, la grande specie degli Abies sono piante che appartengono alla famiglia delle pinacee, quindi come i pini, come i larici, e frequentemente nel nostro territorio si possono vedere sia gli abeti nostrani, gli abeti tipici, quindi sempre presenti sul territorio italiano, o da millenni come Picea Abies, abete rosso, detto in italiano peccio, da cui la parola pece, ma poi anche altre parole come picus, ma di questo ne parleremo un'altra volta. Oppure l'abete bianco, che è invece abies alba. Ma ci sono anche abeti introdotti da luoghi esotici, se per esotismo è anche quello che arriva dal Canada, come la Pseudotsuga mensiesi, ovvero l'abete di Douglas, odorosissimo, l'unico che profuma di agrumi e non di conifere come le altre, siamo abituati a sentire il loro profumo che è più balsamico. Dunque, gli abeti hanno caratteristiche fondamentali. Sono piante elastiche, come sembrerebbe elastica la personalità che tu stavi descrivendo. Sono piante facili da salire, perché i loro rami si dispongono un po' come una scaletta e dunque dalla base alla cima sarebbe facilissimo ascendervi e dallassù, dall'altezza, osservare un orizzonte più ampio di quanto non si possa osservare stando con i piedi per terra, quindi rimanendo allo stadio iniziale. Corrisponde alla paternità perché questo è il ruolo che fa un padre. Aiuta suo figlio a salirgli sulle spalle. In altre parole, simbolicamente, lo aiuta a crescere. L'albero, essendo elastico, non facilmente si rompe ai venti, e l'elasticità è anche quell'attitudine che si deve avere di andare verso e non contro. E poi le radici sono ben affondanti nel terreno, questo dà anche il simbolo, se vogliamo, l'emblema della stabilità, e un padre deve essere stabile. E quando tu parli di leader o parli di carisma, io intendo che questi valori scendano in una persona che non ti impone la sua autorità, ma ha un'autorevolezza che gli viene riconosciuta quasi magicamente dalla vibrazione che emette. La faccio un po' più scientifica. Sono persone sicure, che emanano una certa solidità, una certa elasticità, e non hanno paura di essere ascesi e trascesi. Non hanno paura che qualcuno li sopravanzi o li superi nella carriera o che prenda loro il posto. Hanno semplicemente voglia di comunità e sono ottimi comunicatori. Come in natura sono gli abeti, che emanano profumi resinosi che allontanano alcuni insetti dannosi ma avvicinano quelli utili, che lasciano che altre piante intorno in simbiosi con loro abbiano il loro ruolo e il loro spazio. E dunque le parole sono elasticità, presenza, facilità di ascesa, protezione, perché quei rami proteggono anche dal vento mentre un bambino idealmente sale e gli consentono di guardare lontano, magari più lontano di dove sei riuscito a vedere tu. Gli abeti sono piante leader, sono piante utili anche per la nostra salute, proprio per le loro proprietà balsamiche, disinfettanti, emollienti, broncodilatative, ma quello che mi interessa di loro, sono sempre stati individuati come alberi dei desideri. E quando nel XV secolo a Tallinn, in Estonia, alcuni scapoli dei paesi attigui, vicini, si recarono a questa festa che veniva fatta nella piazza principale della città dei paesi baltici, per agghindare con pergamene un desiderio di trovare una moglie entro l'anno ai rami di questi abeti, si pensava che gli esseri del cielo potessero leggere queste richieste ed esaudirle, e è così che è nato l'albero di Natale, un albero dei desideri. Vedi, la parola desiderio
contiene la parola sider, tra sider, desider, siderale, qualcosa di celeste, qualcosa di cosmico. Penso che ognuno di noi abbia il diritto di esprimere i propri desideri, ma mettere in campo anche le risorse, la volontà, gli strumenti, e questo deve essere sempre ben presente, e presente significa anche dono. E quindi questi sono senz'altro gli alberi più indicati per la tipologia comportamentale all'interno del lavoro che tu hai appena descritto. Grazie. Grazie, grazie Marco.